Misericordia di Arezzo, è qui che è stato portato il sindaco Luigi Lucherini poco dopo essere stato composto dopo il suo decesso avvenuto la notte scorsa all'ospedale di Arezzo. Sono arrivati immediatamente tutti gli amici più cari, gli ex assessori, quelli che non erano appunto partiti per le ferie, del resto è un periodo anche di vacanze. Una morte inaspettata per quanto si sapesse appunto che il sindaco non stava molto bene, era caduto in casa, purtroppo però sono sopravvenute una complicanza dopo l'altra e per Lucherini non c'è stato più niente da fare. Fino a 10 giorni fa stava benissimo, poi ha avuto tutta una serie di cose una dietro l'altra e ovviamente l'età non l'ha aiutato e stanotte non ce l'ha più fatta. Tuo papà era felice che tu fossi entrata in politica proseguendo un po' la sua di carriera? Sì, l'ha vissuta, io credo che ha avuto quasi più piacere lui di me perché io ero frastornata e lui invece era felicissimo che io avessi avuto questo incarico così importante. Un momento doloroso anche perché ho mantenuto sempre i contatti con lui e ci eravamo visti pochi giorni fa. Tra l'altro ultimamente ho avuto il piacere di accompagnarlo più o meno una volta al mese a Firenze perché ancora Lucherini faceva parte del consiglio dell'ente cassa di risparmio e a Firenze se lo tenevano stretto come un gioiello. Io vedo nei messaggi che ricevo da tutte le parti, ancora dopo tanti anni, la considerazione che hanno avuto tanti aretini per il suo operato e questo credo che sia il migliore epitaffio. Aveva terminato di scrivere la sua autobiografia e aveva scritto che sarebbe venuto meno al termine del libro, è stato di parola. Dopo il saluto in sala del Consiglio Comunale, il feretro sarà portato in Duomo dove alle 15 si celebreranno i funerali officiati da Sua Eccellenza il Vescovo di Arezzo e da Don Alvaro Bardelli.